inutile che dica che verso le 3:30, quando già Mussolini era spazientito perché questo Birger non ritornava, questo insomma, ufficiale tedesco non ritornava dalla possibile intesa con i partigiani per parlamentare, per vedere se potevano passare o meno, e finalmente alle 3:30 appare. E dopo un po', sicuramente questo ufficiale deve essere andato a parlare, a riferire quali erano stati i suoi incontri, sì, cioè l'incontro con i partigiani, quello che avevano deciso, e sempre verso, non so, dopo alle 4 passate, però dovevano essere le 4 passate, rientrano tutti sulla Blindo. L'ufficiale tedesco resta fuori dalla Blindo, appoggiato al finestrino aperto della destra, guardando, andando verso la Svizzera, diciamo. E Mussolini si era seduto al posto del conducente del mezzo. Allora cominciano a parlare loro due, l'ufficiale tedesco e lui, del fatto di quello che era avvenuto in questo incontro. Allora questo spiega, Mussolini traduceva dal tedesco, per lui parlava perfettamente il tedesco, e traduceva a noi che non sapevamo il tedesco. E ha detto che allora aveva parlato con i partigiani e che erano arrivati alla decisione che e i tedeschi potevano passare e gli italiani invece non potevano passare. E che naturalmente c'era il problema suo di Mussolini, che doveva decidere se gli piaceva, se accettava l'idea che lui si vestisse da tedesco e passasse insieme agli ufficiali, sì, insieme ai soldati, mischiato insieme ai soldati in modo che passasse inosservato. E naturalmente tutte le parole che Mussolini ha detto non le ho capite, insomma, tutto il discorso, però il sugo del discorso era questo qui. E Mussolini sembrava perplesso e traduceva noi e poi era perplesso e poi dopo quell'altro in un certo senso insisteva perché era l'unico modo, probabilmente Mussolini diceva ma non c'è qualche altro modo e questo gli diceva che l'unico modo era quello lì. Quando è stato chiaro un po' per tutti qual era la richiesta o l'offerta del tedesco, è intervenuta Claretta Petacci. Improvvisamente, con una voce urlante e con una foga veramente incredibile, dice: "Tutti salvatevi, tutti salvatevi!" E l'ha ripetuto diverse volte, ma insomma, era anche un po' ossessiva e poi strillava troppo. E poi a me personalmente, per esempio, non so, dava fastidio che questa donna, per quanto fosse amica, per quanto fosse quello che vuole lei, si mettesse quasi a dare sì, anche appassionatamente, ma sembravano quasi più ordini, addirittura come se Mussolini non potesse fare altra cosa che quella che diceva lei, e mentre c'era tutto il gruppo dei personaggi importanti che assistevano a questa scena, che erano molto in ansia per sapere la decisione di Mussolini, e parlo di Pavolini, Casalinovo, Utemperger, Bombacci, e poi sicuramente c'erano altri che non ho neppure visto perché era tutto un gruppo che c'era dietro così. Tanto è vero che con questo urlare, ripetere e così, beh, io mi sono sentita in dovere di dire: "Ma signora, la smetta." Però nello stesso momento Casalinovo le aveva perentoriamente, le aveva fatto un segno così, le aveva detto: "Basta." Però restava sempre l'incognita della risposta di Mussolini, il quale è rimasto così pensieroso, facciamo, per un po'. E io non dimenticherò mai gli sguardi di Pavolini e di Casalinovo, che erano quelli che vedevo più direttamente perché ce li avevo sotto lo sguardo senza volerlo. E va bene, Mussolini si è alzato e alzandosi, direi più fra i denti che altro,
me ne vado perché mi fido più degli tedeschi che degli italiani. È passato davanti a me, ha girato nel corridoio che andava verso l'uscita. Qui c'è, in questo corridoio, da una parte c'erano i ragazzi di Lucca, e uno di questi ha questa frase che non è stata sentita da tutti perché un po' l'ha detta a mezza voce, un po' tutti quelli che potevano averla sentita sono morti e quindi non mi possono neanche confermare questo. E questo ragazzino ha detto, dopo tutto quello che abbiamo fatto, perché i ragazzini di Lucca erano ragazzini proprio di 17 anni, tra i 16 e i 17 anni, che erano partiti da Lucca con Utenperger, e che non so, dovevano aver passato anche dei pericoli per poter arrivare a difendere il loro duce. Lui intanto ha proseguito senza guardare in faccia a nessuno, è proprio passato davanti a me, che credo che mi abbia addirittura toccato, non so, passando, no? Sfiorato perlomeno. In quella c'era, come si chiama, il suo autista, La Carradori. Carradori, che quando lui ha detto così è sceso immediatamente, e in poco è sceso ed è ritornato con il pastrano tedesco che avrebbe dovuto indossare. Un Qui attimo. c'è. Questo pastrano si è discusso tanto. C'è chi dice che glielo abbiano dato i tedeschi e chi dice che glielo abbiano dato gli italiani. Com'è nato il pastrano? Il pastrano era un pastrano tedesco, gliel'hanno dato i tedeschi a Carradori perché glielo desse a Mussolini. Soltanto che Carradori, siccome poi in seguito ha fatto delle affermazioni, ha detto che Mussolini non aveva mai detto questa frase, lui non poteva averla sentita per la semplice ragione che intanto che lui la diceva, lui andava giù a prendere il pastrano e è ritornato su col pastrano. Per cui quando è arrivato, è questione di pochi metri, no? Mussolini è arrivato lì, lui gli ha allungato questo cappotto, sì, chiamiamolo pastrano come vuole, e se l'è indossato, gli ha anche dato l'elmetto, si è messo l'elmetto e intanto che si metteva questo sono andati giù. E poi non ho visto più nessuno, neanche Carradori, che diceva che invece era sulla Blindo, invece non c'è mai stato più sulla Blindo. L'elmetto tedesco gli ha dato. Naturalmente, certo. Gli ha dato l'elmetto tedesco e il pastrano tedesco, lui è sceso e poi non se ne è saputo più niente. Lei in quel momento che ha provato? Beh, se devo dire, un risentimento terribile, una forma tra l'odio e la vergogna. Non saprei come esprimere altrimenti. Ma aveva scoperto che era suo papà, un papà così strano, così. No, guardi, non è mai stato mio papà. Mio papà è Bruno Curti, il papà. Se poi dopo per caso è mio padre, vabbè, insomma, doveva pensarci prima, no? O in un altro modo, oppure, insomma, è una cosa difficile da dire. Per me è stata una vera tragedia, perché ero molto giovane, perché non so, per tante ragioni, non si può sostituire a 18, 19 anni, 20 anni quello che hai, il tuo papà con un altro, la tua nonna con un'altra, perché dovrei anche avere una nonna, dovrei avere una zia, che non sono più la mia zia, ma è un'altra zia, ma che scherziamo? Siamo impazziti. Quindi, a parte che mi chiamo Elena Curti, io non mi chiamo Mussolini. Ma questo pastrano, stranamente nella sua vita, assume il simbolo di qualcosa di profondo. Non è profondo, è brutto. È proprio brutto. Non è un pastrano italiano. È come se cambiasse la sua natura un'altra volta. No, è come se cambiassi non soltanto la famiglia, ma anche l'identità, la mia patria. Ecco, come se cambiassi tutto, tutto cambiato, tutto crollato, non ho più terra sotto i piedi, non c'ho più niente. Io per me.
Dopo per gli altri deve essere stata addirittura una tragedia, perché tutti gli altri sono morti, il giorno dopo erano morti tutti. Pavolini, come Mussolini, ha detto questa frase, e anche Casalinovo, che era quelle che io guardavo perché avevano questi occhi brillanti, quasi piangenti. Pavolini ha fatto così, ha passato la testa in questo modo, credo che l'abbiano ucciso in quel momento. E poi gli altri, vabbè, insomma, non li ho visti perché è stato un momento veramente dire tragico, dire che non so io, contraddittorio, tante contraddizioni c'era dentro in tutto questo, la presenza di determinate persone che secondo me non dovevano entrarci neppure lì in tutta questa faccenda, non voglio fare nomi, non voglio dire niente, è molto complesso. Io credo che di questo momento si potrebbe fare un romanzo solo di questo momento. Mussolini ha voltato le spalle a lei e agli italiani. Agli italiani e a me, perché prima ci sono gli italiani. Questo glielo assicuro con tutto il cuore, perché quando è il momento che si ride, si scherza, si critica, che noi italiani siamo, che non siamo, eccetera, così, ma quando ti vedi portare via la tua patria, beh, io credo che tutti sacrificherebbero la loro vita piuttosto. Allora, ripuntualizziamo. Mussolini indossa il pastrano tedesco e poi... E poi si prende l'elmo lì, questo elmetto, questo coso lì di ferro dei tedeschi, intanto che se lo mette su va giù. E intanto che va giù, perché l'ironia della sorte c'è, Casalinovo, no Casalinovo, Carradori, che prende le famose due borse e le mette lì da parte come per portarlo giù, pure le porta giù, e poi prende un pacchetto e dice: Eccellenza, e questi di questi cosa dobbiamo fare? E allora Mussolini dice: Ma lasciali lì, quelli sono 4 milioni del pagamento Proprietà, no, era i i diritti proventi, d'autore, i proventi dei suoi iscritti. i diritti d'autore del libro Il bastone e la No, gabbia. degli articoli, dei suoi articoli, perché lui continuava a scrivere per vari giornali, no? Non in Italia, mi sembra, piuttosto all'estero. E aveva ricevuto questo pacchetto di provvigioni, diciamo, se vuole, dei suoi articoli che aveva messo lì. Quindi c'erano anche, c'era quello, era così, era come... Ecco, lei ha fatto un'affermazione importante. Carradori porta due borse. Prende due borse che erano lì, due borse di pelle chiara. Lì dove? E erano lì sul fondo della blindo dove c'era anche il pacchetto lì dei 4 milioni. E E in queste borse cosa c'era, oltre ai beh, io non 4 lo so, milioni? io non lo so cosa c'era, però dopo ho sentito parlare delle borse, delle borse, delle borse, che c'erano i documenti, c'erano i documenti, dovevano esserci dei documenti. Quindi Mussolini aveva una busta di Pelle con pelle. dentro delle lettere, evidentemente, che erano come dei documenti importanti di grande valore che dovevano essere autografe, suppongo. E dentro in quelle due borse c'erano tante altre cose, magari anche delle copie forse di queste lettere che aveva nella busta, poteva essere, non so, infatti io le due borse le ho viste, hanno parlato tanto delle due borse, che hanno detto che poi avevano trovato dentro le prove della non so che cosa, del principe Umberto. Sì, va bene, ma affari suoi, a me non mi interessano proprio da nessun punto di vista né storico né non storico, perché è quello che mi interessa, fanno quello che vogliono. Mussolini le porta con sé queste due borse? No, Carradori le porta, non le porta giù perché Mussolini non ha toccato niente, perché non portava niente, c'aveva il Carradori per portargliele. Allora, dopo ho saputo che il Carradori è andato verso il camion tedesco. E allora ha cercato di mettere queste due borse su e di andare su anche lui sul camion. Naturalmente i tedeschi l'hanno cacciato via, eccetera, però non hanno voluto neanche le borse. E quindi se n'è andato con le borse, che poi dopo non so dove le ha consegnate queste borse, perché poi ogni tanto qualcuno dice, ah, che aveva trovato le borse, che le ha portate in banca, che dopo che le ha portate dai frati, che so io. Hanno fatto tanti giri, però sono venute fuori queste borse in realtà.
Sì, ma chiariamo un fatto importante. Mussolini è salito sul camion senza le Senza le borse, borse, certo. senza le borse con i possibili documenti. Sì, quelli che poi hanno trovato questi documenti. Ma la busta ce l'aveva dentro nella giacca, la busta con queste cose. D'accordo. Allora, Mussolini è salito sul camion tedesco. Sì. E poi cos'è accaduto? Poi è accaduto per quanto riguarda noi, che era sceso anche Pavolini, erano scesi un po' tutti, dopo Pavolini è ritornato e allora gli hanno domandato, comandante, mi sembra che lo chiamavano, ma adesso che cosa facciamo? E allora ha detto, beh, cercate di girare la macchina e poi prenderemo la via dei Monti. Allora ho capito che nessuno sapeva dove si trovava. Io che sono milanese, che ho sempre frequentato per tutte le vacanze, per tanti anni, andavo dall'altra parte del lago, di qui, di là, conoscevo tutte le cose del lago, e insomma dove ci trovavamo e quello che si poteva fare, anche perché ero andata sulle montagne di questa parte, mentre invece io andavo sempre a Lezze, no, che era dall'altra parte del lago. E allora ho chiesto a Pavolini se aveva una carta geografica del posto per vedere quanti chilometri potevano essere. Intanto, vabbè, cercava l'autista di girare il blindo, che era impossibile girarla perché la strada era molto stretta e col muso era verso la roccia lì, c'era una specie di, sì, di roccia, di che poi c'erano sui partigiani, su un pezzo di montagna, insomma. E dietro invece c'era il muretto che proteggeva, che andava verso il lago. E intanto che lui faceva così, allora si trattava di vedere il coso, ho guardato un po' la cartina e io dico, guarda, qui, si dovrebbe andare qui perché lì c'era il Galbiga, che io avevo fatto il Galbiga ed ero scesa dall'altra parte, verso la Spesso Porlezza, la Svizzera quindi, no? E intanto questo cercava di fare le cose, avevo calcolato di contro il chilometro, poi bisogna scendere perché bisogna anche evitare le case, bisogna andare che non se ne accorgano che si vada su di lì. E dopo mi ricordo che ero preoccupata anche che andando in Svizzera bisognava pagare. E allora gli ho domandato se aveva sterline. E dico, c'ha sterline? Dice, mi guardava così un po'. Non sapeva neanche che cosa fare, che cosa dire, perché effettivamente trovarsi in una situazione di questo genere, che tu devi ritornare, che sei su una blindo, che Mussolini ha appena finito di dire che se ne va e perché, eccetera, eccetera, e che poi dopo, beh, dove si va? Dove si va? O si va verso il lago, non si può mica andare a nuoto dall'altra parte, evidentemente, e non ci sono le barche, c'erano tutte queste. Ma insomma, fatto sta che. E poi la delusione terribile che doveva avere, perché in fondo dipendeva anche da lui, o forse soprattutto da lui, dall'organizzazione di questa cosa, però non so se non si sono resi conto che qui c'è il lago e lì ci sono le montagne, quindi se passi di lì ti può succedere qualsiasi cosa. Beh, insomma, fatto sta che allora gli ho detto se aveva delle sterline, lui mi ha detto sì, ma così intanto si vedeva che pensava altre cose. Dico, ma quante? Perché tra tutti i ragazzi noi ce ne volevano tante, no? E allora mi ha detto, ma credo 200, loro ho pensato io dentro di me, va bene tutto, ma con 200 sterline non si va neanche a Gorgonzola, insomma. E una situazione veramente così terribile. Lei si domanderà forse perché io fossi così in un certo senso fredda. Quasi sembra impossibile che io potessi fare questi ragionamenti, però forse credo che questo è il privilegio della donna che nei momenti difficili trova in se stessa una forza e una chiarezza mentale che neppure io sapevo di avere, ecco, questo è il fatto. Tutti hanno detto che nell'autoblindo ci fossero soldi, tanti soldi, anche oro. Le risulta? Dunque, allora, c'erano i 4 milioni di Mussolini, quelli lì erano così. Poi dopo, cosa poteva esserci? Niente altro che io sappia. C'erano tanti soldi forse
sulle macchine, perché tutti questi ministri che venivano via con tutti i loro averi, e poi c'era addirittura le casse dello Stato della Repubblica Sociale Italiana. Ma una Tant'è. parte stava sull'autoblindo. Ma no, non stava C'erano. sull'autoblindo, c'era soltanto quello lì che c'era e basta. Quando io sono stata interrogata poi al processo dell'oro di Dongo, l'avvocato, l'accusatore, che so io, quello che non so come si chiama in Il termini pubblico giuridici, il ministero. pubblico ministero, mi ha domandato se io avevo un sacco da montagna. E io ho detto, beh sì, ce l'avevo, ma era dentro la mia valigia. E cosa c'era in quel sacco da montagna? E mi fa, salami? E io ho detto, no, salami no. Poi era vuoto per la verità, perché era dentro la valigia. E dopo ho capito. Dopo diversi anni, quando appunto l'Alberto Botta mi parlava di queste cose, che avevano trovato Uno uno zaino zaino con con dentro dei lingotti d'oro. monete d'oro, No, monete lui mi ha detto d'oro. E lingotti. forse si è sbagliato. Perché i lingotti assomigliano di più ai salami delle monete. Va bene, probabilmente c'era l'uno e l'altro. Ecco, probabilmente Ecco, sì. per ora stiamo perdendo il filo. Guardi che è inedita l'informazione che mi ha dato dell'intenzione di andare per i monti, di aver guardato la cartina. Sì. Perché poi in realtà è successo qualche altra cosa, l'autoblindo è stato attaccato, c'erano dei partigiani intorno intanto mentre lei guardava la cartina. No, beh, ci saranno stati quelli là che erano sempre lì su quel pianoro, e che poi sono sempre stati gli stessi che poi hanno sparato, e che è morto quello lì. Però questo qua, sa, è una cosa che si può fare anche in pochi minuti, no? È così, ma si ricorda cosa è accaduto? A un certo punto so che Beh, c'è stato. a un certo punto è accaduto che mentre cercavano di fare la manovra per ritornare, che non si poteva fare, tant'è vero che la Blindo aveva buttato giù parte del muretto che c'era dietro, perché per cercare di girare, che non c'era spazio, i partigiani hanno tirato una bomba sulla Blindo. Perché? Perché la Blindo, nella confusione, nella cosa, tutto quello che vuole lei, nella tragedia, così avevano perso un po' tutti la testa, e il cofano della Blindo era rimasto aperto. E quindi i partigiani hanno tirato una bella bombetta sul motore, il motore si è spento e noi siamo rimasti caput. Anche questo dettaglio del motore è inedito. Ecco, poi dopo. No, vabbè, allora poi dico. cosa accade? Arriva e butta No, una bomba. accade che, arrivato a questo punto, i partigiani hanno cominciato a sparare, e allora hanno tirato fuori che la mitragliatrice che c'era sulla Blindo, c'era una mitragliatrice, hanno aperto la torretta, eccetera. Allora hanno cominciato a sparare. Una voce ha detto, spara anche tu. Non so se l'hanno detto a me, però io non avevo nessuna intenzione di sparare. Poi oltretutto non metto io a sparare, non è mica la mia. Anche se ero un'ausiliaria, se ero praticamente un soldato, insomma non mi sembrava proprio il caso. Va bene, così io sono rimasta così, fin tanto che girandomi ho visto Pavolini che cercava disperatamente qualche cosa di bianco per poter arrendersi, dare il segno di resa, e sono riusciti, dopo aver tentato qualche cosa così, a prendere il tovagliolo dove era avvolto l'arrosto che avevamo mangiato poi durante la giornata. Per fortuna che era anche abbastanza grande, non ho fatto così, è cessato il fuoco, e quindi non so, qualcuno ha detto, beh, scendete, deve aver aperto la porta della Blindo, ha detto scendete. E io sono rimasta lì così, perché io non facevo parte dell'equipaggio, quindi mi sentivo così fuori, insomma, esonerata, ecco, da questo, perché poi non è che fossi armato, che ci avessi il fucile, almeno credevo di non essere armata, perché poi dopo è venuta fuori la storia.
E allora sono rimasta lì un po' così a pensare a quello che avrei dovuto fare e mi sono detta, beh, se io scendo, beh, mi fanno prigioniera e buonanotte. Ah sì, perché mi ero girata per vedere cos'era successo dietro di me. E dietro di me cosa ho visto? Una bella porta, perché la porta posteriore della Blindo era aperta, spalancata e non c'era più nessuno. Perché Casalinovo, Utenberger e Pavolini erano saltati giù, evidentemente, era evidente. Sulla porta aperta così della Blindo c'era Gasparini, è morto, appoggiato così sull'angolo con una gamba che pendeva nel vuoto, un vuoto relativo perché insomma c'era un dislivello di un 3 metri, 3 metri e mezzo massimo fra la Blindo e il terreno sotto, che poi continuava a scendere fino al lago. E allora era arrivato il momento per me di decidere cosa dovevo fare. Allora ho pensato che se scendevo con i ragazzi ero prigioniera e patapum. E se invece avessi tentato di scappare, sempre che non mi rompessi una gamba, magari mi salvavo pure. E allora ho deciso così. Però prima di fare questo, tanto andavano giù molto lenti loro, no? E quindi io ho stracciato tutti gli Ausweis che avevo, pieno di Ausweis, di cose, di fotografie, le ho stracciate tutte perché c'erano fotografie di mia madre, di mio fratello, di amici vestiti in divisa, tutte queste cose qui, no? E intanto quelli là scendevano e nessuno pensava. Quelli là che la scendevano chi erano? Erano i ragazzi di Lucca. E poi a un certo momento mi sono guardato intorno e ho visto il buco nella lamiera della Blindo, qui sulla destra, proprio all'altezza del mio costato. E allora ho capito che se non ero morta io, doveva essere andata la pallottola dietro. Infatti c'era morto il famoso nonnino che aveva preso la pallottola e era lì morto. E poi niente, ho dovuto prendermi il coraggio di saltare. E allora sono saltata. Quando sono stata giù, che non mi ero rotta la gamba, mi sentivo tutta contenta e ho sentito «Mani in alto!». E allora ho guardato a vedere se potevo fare un altro saltino, andare più giù, ma non c'era verso perché c'erano pieno tutto di alberetti, di cose così. E insomma, per farla breve, questo qua, mani in alto, lo capissi, va bene, allora sono andata su, mi hanno preso la borsetta e poi dopo... Chi erano? Beh, era uno brutto, perché parlava un brutto italiano, e che mi sono sentita molto offesa, a dire la verità, di essere stata fatta prigioniera da uno che parlava male l'italiano. E le sembrerà una stupidaggine, ma sì, davvero, era veramente una cosa brutta, con su un cappello, non mi ricordo più come, e un mi ha partigiano. Frugato. Eh? Un partigiano? Sì, partigiano, certo. E allora dopo mi ha frugato dappertutto e pensa caso, avevo la pistola di mio fratello dentro nell'impermeabile. E questo qua ha tirato fuori la pistola. Questa chi lega la pistola? Le sta da lei, ha cominciato gli altri. Io non so di che cosa parlavano, dopo l'ho saputo, no? E allora tutti mi si stavano precipitando addosso quando è arrivato un salvatore improvviso che doveva essere il capo di lì e fa basta, basta, voi non muovetevi, questa ci penso io, a questa ci penso io. Anzi, ha detto veramente un'altra parola, questa me la lavoro io, ha detto. Per cui ho pensato rapidamente a che cosa poteva lavorarmi e va bene, adesso vedremo cosa succede. Sì, c'è il lato sempre un po' umoristico delle cose, sembra impossibile che nella tragedia uno non veda il lato umoristico delle cose. Va bene, insomma, fatto sta che questi qua mi ha lasciato libera, questo qua mi ha fatto continuare per la strada verso Dongo, perché intanto quelli lì non erano ancora partiti, quelli che erano scesi in strada. Ah sì, un po' perché era successa sta roba, forse perché quello là, ma perché doveva guardare da quella parte, non capisco, va bene, insomma, fatto sta che... Allora questo mi dice, ma signorina, ma lei cosa faceva sulla Blindo? E allora lì mi è venuta l'idea di raccontare la cosa più assurda, ma anche più verosimile di questo mondo, no? E perché c'era una parte di verità,
così io, era un mercoledì se non sbaglio, io quel mercoledì avevo appuntamento in Grignetta con un famoso, che poi era anche un famoso partigiano, scalatore, medaglia d'oro dell'alpinismo italiano, per andare su in Grignetta, perché ancora non si sapeva che sarebbe finita la guerra, perché ero stata la domenica prima, mi sembra, era la domenica prima, ero stata su in Grignetta, con, anche con Bramani, cos'è l'Italia Bramani, che era un altro medaglia d'oro dell'alpinismo. La Grignetta cos'è? E la Grignetta è un gruppo di montagne che sono come delle enormi stalattiti, sono come dei così enormi, che erano, non so, mi sembra che verso i 2000 metri, così. Ecco. Allora questo qua gli ho raccontato, sì, stavo pensando dove l'avevo lasciato. Dunque allora dico, sì, beh, sai, io andavo in montagna, si andava in montagna sulla Blindo. Dico, no, è che c'era, che era vero, c'era lo sciopero dei treni e io dovevo andare in Grignetta, dovevo andare a Bellano e però si partiva e allora stavo ritornando a casa quando è passata questa Blindo e uno ha aperto il finestrino e mi ha detto, olà bionda, dove vai? E sa come fanno, no? E allora, che non era vero naturalmente, e allora e dico, devo andare in montagna, ma oramai c'è lo sciopero, non posso andare, torno a casa. Ma dove devi andare? E devo andare a Como. Ah, devi andare a Como, allora vieni con noi, ti portiamo noi a Como. E vabbè, insomma, sì, no, e mi hanno assicurato che andavano a Como, e sono andata su, sono qua. E così è stata la storia. Questa storia, sì, fa un po' ridere, però ha la sua parte possibile, per cui lui ha fatto probabilmente finta di crederci. Poi sa, per la verità, non ero vestita da ausiliaria, perché quando sono scesa con la bicicletta per andare a Como, beh, non potevo andare in bicicletta in mezzo ai partigiani vestita da ausiliaria, quindi mi ero vestita da civile, quindi avevo il mio bel impermeabilino, poi ero appena stata dal parrucchiere, avevo l'aria cittadina e quindi quello forse avrà concorso. Ecco, ancora non arriviamo a Dongo, nella piazza di Dongo. No. Ecco, poi come ci arriviamo? Beh, ci arriviamo a piedi, perché i ragazzi erano scesi, avevano consegnato le armi, io ero vicino a questo signore, però eravamo vicinissimi, perché non so, pochi centinaia di metri. Adesso mi sembra addirittura ancora più corta la strada che ho fatto, perché siamo arrivati presto in piazza. E in piazza ho assistito a una scena che non dimenticherò mai, perché sembrava un palcoscenico. Intanto, era tutto rosso. E sì, era tutto rosso forse perché ormai era l'ora del tramonto, perché eravamo in aprile e quindi Mussolini se n'è andato giù verso, sì, è andato sul camion verso le 5, cioè, sarà stata alle 4:30, ecco se vuole. E il tramonto in quell'aprile lì era verso le 7, perché l'avevo già visto il giorno prima quando ero a Como. E quindi era tutto rosso, era tutto illuminato enormemente, però dalla parte appunto dove il sole brillava di più e stava scendendo, c'era quel lato della piazza tutto pieno di gente che gridava, che urlava, poi c'era tanto rosso, tanti colori, veramente sembrava una scena surreale. E davanti a loro c'era un frate che sembrava quasi il direttore d'orchestra, no? Perché questi gridavano, lui faceva segno di abbassare la voce oppure di fermarsi, perché dava l'impressione che volessero precipitarsi addosso a chi? Addosso a questi ragazzi che arrivavano, che erano degli altri prigionieri, oltre a quelli che erano stati fatti prima, che era appunto Mussolini e così, però oramai la cosa era successa e quindi adesso ce n'era un'altra, non gli sembrava vero di vedere tutte queste scene, no? Lei non ha visto
la cattura di Mussolini. In che senso non ho visto la cattura di Mussolini? Ah, la cattura di Mussolini da parte dei partigiani? Eh no, che era già avvenuta, ma infatti io, se devo dire la verità, dopo altre cose che sono successe, mentre mi portavano, mi avevano già portato davanti al municipio, qualcuno ha detto, abbiamo preso anche Mussolini, qualcuno ha sentito che diceva. Allora io dentro di me ho pensato, ma questo qua non racconta, mi sembrava una cosa un po' strana, avrei capito male, che so io. Insomma, fatto sta che noi siamo arrivati poi lì di fronte al municipio e questi qua, ripeto, gridavano, c'era questo prete, c'era tutto questo rosso, quando sono arrivata lì c'era, mi si è avvicinata una ragazza del posto naturalmente e mi ha detto spia puttana, e allora io le ho detto e cosa vuole, come sono ben educata, sembra assurdo, però le ho detto cosa vuole, ciascuno ha le proprie idee, e allora mi ha dato due sberle che non finivano più. Arrivato a questo punto è arrivato il fratello della ragazza, che ho saputo dopo che era un energumero alto 1,90 m credo, con un fazzoletto rosso in testa, gli occhi chiari, di quegli occhi così proprio da cinematografo, no? E con un paio di forbici in mano che si è messo sopra le teste dei ragazzi, che i ragazzi di Lucca, no? Che mi hanno fatto cerchio intorno e mi tirava su le ciocche di capelli, li tagliava, li buttava per terra perché non ha usato cosa usavano loro, quella macchinetta che fa così, no? Non ho proprio la forbice. E va bene, allora dopo uno dei ragazzi ha detto, erano toscani, no? E non lo so dire bene in accento toscano, signorina, i suoi poveri capelli, non lo dimenticherò mai, povera Stella, e non li ho mai più visti poi questi ragazzi. E va bene, allora dopo di questo ci hanno detto di mettersi in marcia con le mani in alto, e la cosa a me cominciava proprio a darmi un fastidio enorme, se devo dire, e anche perché per quanto possa sembrare inverosimile, era tutto così assurdo, non aveva logica, non aveva forma, non aveva grazia, non aveva eroismo, non aveva niente. Ci eravamo resi così come quattro stupidelli che sono capitati in mano di partigiani che erano lì. Avevamo perso un sacco di tempo e in certi momenti della vita come questo, no? Ripeto, la mente, mi sembra di averlo già detto, no? Ha una vivacità molto superiore a quello che hai normalmente. Allora, fatto il compendio, il coso, l'analisi di tutto questo, si arriva a una conclusione, a una sintesi. E mi sono detta, ma Elena, che cosa fai tu qui con ste mani in alto, che non c'hai neanche le cose, con questi quattro tarlucchi, scusi se ho parlato così, questi quattro tarlucchi che non sanno neanche parlare l'italiano e che ci dicono mani in alto, mani in alto. E allora ho voluto fare la mia scena, ho tirato giù le mani. E allora uno di questi qui ha cominciato, però non era assolutamente eroismo, era la mancanza di senso, no? In questi tutti così, non so, io non capivo. Sì, capivo, ma lo trovavo brutto, era inelegante, non era eroico, non ci eravamo difesi, avevano lasciato cosare lì spegnere il motore della macchina, avevamo perso un sacco di tempo su e giù per sto lago con la montagna di qui e l'acqua di là. E non lo so cosa mi ha preso e va bene, ho tirato giù le mie mani e allora questo qua mi ha detto le mani in alto, la capì, mani in alto. E adesso qui arriva anche l'umorismo, che ancora quando ci penso, insomma, aveva ragione, mi ha fatto ridere, eppure si ride anche in momenti tragici come quelli, e mi fa vi altersi quai della ginnastica, fila ginnastica des, ossia, e sarà tradotto, lei vuole che glielo traduca in italiano? Dice, voi siete quelli della ginnastica, perché
E durante il fascismo si parlava della ginnastica, di fare la ginnastica, eccetera. Adesso faccio ginnastica, mi ha detto, no? E allora mi è venuto da ridere perché effettivamente, diciamo, fascisti e non fascisti, tutti quanti, tutta questa storia della ginnastica, i cerchi di fuoco, eccetera, facevano un po' ridere tutti, no? E quindi va bene, anche se il momento era tragico, era così. E allora va bene, naturalmente, un altro. Dopo tempo mi ha detto, io ero presente, questo qua ha detto, adesso questa qui mi la massi, capito? Adesso questa qui io l'ammazzo. Allora quello lì, che era vedente un partigiano però più buono, ha detto, ma no, non puoi ammazzarla. Io intanto pensavo, oddio Elena, cosa hai fatto? Adesso ti daranno un colpo in testa, cioè sì, un colpo di fucile, pensavo, no? E effettivamente mi è arrivato un colpo in testa perché questo per non ammazzarmi e io per dare prova che avevo pensato giusto, sono ricevuto un colpo doveva essere di un moschetto, della cosa sulla testa che mi ha fatto un bel buco, mi veniva tutto il sangue, eccetera, così. E allora sempre per questo orgoglio che ti viene in determinati momenti, mi sono detta, Elena, non svenire perché sei finita se svieni dopo di questa cosa. E infatti non sono svenuta. Però dopo, quando sono arrivata alla casermetta, allora va bene qui, allora è cominciato tutto, c'era il comandante della casermetta che era. Un attimo. Intanto i gerarchi avvisti che dove erano andati a finire. E chi lo sai? Dunque, i gerarchi io non li ho più visti perché tre erano saltati giù dalla cosa, gli altri non lo so, so che per esempio, beh, i gerarchi non è che ce ne fossero molti. Però Però fino sì, dopo gli altri sono stati presi nelle macchine perché quelli che non sono rimasti sulla Blindo, ecco una cosa che io ho saputo assolutamente dopo perché non sapevo delle macchine, sono andati verso le loro macchine, verso Musso, devono essere tornati indietro. E quindi sono stati ripresi e messi insieme agli altri, oppure sono stati presi prima perché sono scesi prima, quelli che sono scesi dalla Blindo sono stati in qualche modo fermati o perché sono andati alla macchina o perché cosa, e li hanno presi e li ha messi tutti insieme poi. Abbiamo dimenticato, forse lei non se lo ricorda, non l'ha visto, c'è stato un conflitto a fuoco tra partigiani e gerarchi, tra cui Pavolini, e Pavolini ha sparato una raffica con mitra, poi è finita in Eravamo acqua quelle, fredda. Pr le cose. Ah no, dice quando sono. Dopo che sono. prima, Sulla quando Blindo è stato. lei ricorda qualche dettaglio, come è avvenuto questo conflitto a fuoco in cui E gliel'ho detto, no? Prima di tutto hanno tirato non so che cosa sul motore, fermato il motore. Poi dopo hanno cominciato a sparare e allora noi abbiamo preso loro, veramente, Pavolini, eccetera, la mitragliatrice, con la mitragliatrice hanno aperto il coso così e hanno cercato di sparare, però non sono riusciti a far granché perché i partigiani ci sparavano da sopra e noi eravamo sotto. Visto la malparata, allora ha tirato fuori il tovagliolo bianco per arrendersi. Fino a questo è chiaro, e a un certo punto noi sappiamo che Pavolini si è buttato nel lago. Appunto, si è buttato nel lago quando è saltato giù dalla Blindo da dietro è andato al lago. C'era il lago È sotto, finito in acqua, ferito. eh sì, beh, insomma, non del tutto in acqua perché lì c'era la sponda del lago e quindi ha girato un po' la sponda al naso, ha trovato una specie che io non l'ho visto questo, però ovvio, poi dopo me l'hanno raccontato i partigiani che l'hanno preso lì. Ho capito, non l'ho visto. Torniamo alla Piazza Colombo. Allora, lei non ha visto quando hanno portato i gerarchi nel municipio? Non l'ha visto. Ecco, lei è Perché sono stato. venuti dopo quelli che hanno preso, però ho incontrato un pezzo, dopo glielo ho detto, Pallottelli incontrato. Ecco, mi diceva l'hanno portata alla casermetta. Ecco, la casermetta dove? Ha qualche dettaglio, qualche episodio di Caserma, quella? io la chiamo la casermetta perché era la caserma dei carabinieri, che aveva anche la prigione. Aveva la prigione per gli uomini e non ce l'aveva per le donne, evidentemente, perché a noi donne, ossia le ragazze e non ragazze, che non erano poi molte, di acqua, no, stavo dicendo, di Dongo, le hanno messe in una stanzetta dove hanno messo anche me.
Allora in questa stanzetta c'era una panca e poi non c'era niente altro, eravamo tutti per terra, mi hanno dato una coperta e ho cercato di dormire lì sulla coperta, per terra. Ecco. Ecco, tanto per saperlo, questo era il giorno, era la sera del 27 Certo, aprile. sì. Lei il 28 ha visto, ha avuto sentore di quello che è accaduto in piazza e quindi della fucilazione o le è stato solo riferito quello? No, no, e come? Che Ecco, scherzo. allora Dunque, lei... intanto per cominciare, ritorniamo. Dunque, siamo il 27. Il 27, sono lì, ne sono successe tante cose per quello che riguarda me. Ossia, mi sono trovata lì in mezzo a queste ragazze poverine, non erano mica tante, sola e abbandonata. Perché queste ragazze erano in prigione? Perché erano fasciste, evidentemente erano le fasciste del luogo e quindi avevano parteggiato per i fascisti e le avevano prese e le messe dentro. E c'era anche una signora, una vecchietta molto anziana, dopo le racconterò. Allora va bene. Allora ero lì e cercavo di dormire e mi dicevo: Dio, adesso cosa fai, Elena? Sei qua sola, gli altri dove sono andati a finire? Perché io non lo sapevo dove erano andati a finire. E allora adesso cosa fai? E dico, devo trovare gli altri, andare con gli altri, che mi sembrava la cosa più normale, più giusta. Però adesso come glielo dici? Glielo dici che non puoi mica dire la tua storia, devi trovare una via d'uscita. E mi è venuta la via d'uscita. Ho chiamato un partigiano e gli ho detto che volevo confessarmi. E allora gli ho detto: Sì, possibilmente, però non mi mandi lo stesso frate che c'era lì in piazza, che era davanti al coso, perché mi era rimasto sul gozzo, proprio no. E dice, va bene, va bene. E allora dopo un po' effettivamente è venuto, naturalmente, proprio il partigiano che c'era in piazza, sì, il frate che c'era in piazza. E allora io gli ho detto, sotto sigillo sacramentale, le devo dire questo, questo, quest'altro. E allora gli ho detto che facevo parte delle cose così e che volevo restare con loro, che qui mi sentivo divisa e sola, eccetera, eccetera, così. Va bene. E allora gli ho detto, a questo punto gli ho detto questo, gli ho detto qualche cosa, sotto sigillo sacramentale, così, lui mi ha detto di sì, ah sì, va bene. E poi invece non, niente, mi ha mandato mezzo bastone con la marmellata perché mi aveva domandato se avevo mangiato o no, ho detto no, che era non so quanto tempo che non si mangiava, che era vero. E poi dopo non l'ho più visto lui, se devo dire, se ben ricordo. Però se vuole le racconto cosa è successo di questa storia. Non la so, dica. Sì, perché viene molto tempo dopo. Allora lui... Io gli ho detto di domandare al capo partigiano di mettermi insieme agli altri. E poi io non l'ho visto, il tempo è passato, e avevo degli amici che avevano vissuto a Londra, e poi che era questo amico in particolare. Era amico di famiglia, questo era stato console italiano in Inghilterra e che aveva poi degli amici che erano, non so, dentro negli affari come si può dire, di intelligence, in modo che, vabbè, insomma, era coinvolto tutta questa cosa. Passato qualche anno, io abitavo a Roma in quel periodo lì, se ricordo bene, e venivo su spesso a Milano, eccetera. Allora magari diceva, va, usciamo insieme, vieni con la mamma o senza mamma, andiamo a colazione insieme. Ero un amico da molto tempo, dagli anni, non so, 39, qualcosa del genere, di casa. Insomma, fatto sta che un giorno mi dice, beh, andiamo adesso sul lago. E ti devo presentare due amici miei. Allora mi dice: Questo è, non so, mi ricordo più il nome perché va bene, insomma, non è che io faccio molto caso ai nomi, ho fatto male in questo caso, malissimo. Che è dell'intelligence service. E poi dopo, questo è inglese, e lui invece è italo-americano, è mister, non so, non mi Per caso ricordo più, da ma Dario Porto? com'era fisicamente? L'ha No, non lo so, conosciuto? no. No, io l'ho conosciuto bene questo qui perché poi Max sei. Salvadori?
Va bene, insomma, fatto sta che niente, che la cosa così, e dico, ah, così, è una cosa interessante, se vuole, no? Anche perché ne erano successe delle altre, molto lunghe, qui ci sono delle altre cose che vanno al di fuori di tutto, perché c'è di mezzo un marchese che era... Assistiamo alla sua Sì, no, presenza. no, ma siccome erano tutti amici, tutti facevano parte di questa intelligence, allora c'è un altro canale, insomma, da esplorare, che però è di altro tipo. Insomma, fatto sta che questi due mi dicono, bene, l'abbiamo preparato una sorpresa. Ah, dico io, grazie, ma che cos'è? Vieni, vieni con noi, ti prepariamo lo sventaglio. Eravamo lì proprio dopo che si camminava sul lago, siamo andati sulla strada, proprio quella lì, e siamo andati avanti un bel po'. Ecco, vedi, adesso siamo davanti a una casa, non mi ricordo più neanche com'era. Ecco, adesso vai su al primo piano, suoni il campanello e vedrai che avrai la sorpresa. E allora sono andata su e chi c'era? Il frate che c'era davanti alla cosa, che era... Padre Pacifico Valugani, il quale faceva parte evidentemente dell'intelligence, che poi mi aveva cercato quando io sono uscita, era venuto da mia zia, ma anche lì è tutta una complicazione perché ci sono le cose sempre che vanno così, che hanno importanza, però è troppo. E allora? Ecco, e come mai non, come mai il Ah, dunque, frate. allora certo, il padre Pacifico Valugani è quello che mi ha detto una cosa molto importante, no? Mi ha detto una cosa, dice, io ti ho salvato la vita. Ah, dico, ah, bene, beh, sì, perché adesso ti spiego, quando io sono uscita dalla prigione, dove tu mi avevi fatto questa richiesta di dire al Neri, che poi non sapevo neanche che si chiamava Neri, di farti mettere insieme agli altri, io sono andata e ho assolto quello che tu mi hai richiesto. E gliel'ho chiesto, però dopo la fine di tutto questo gli ho detto, eccole, questo è quello che mi ha riferito la ragazza che io ti chiedessi. Però adesso io ti faccio anch'io una richiesta ed è che tu dimentichi questa richiesta. E allora Canali gli ha detto, vabbè, io non so niente. E così è stato che io sono viva, perché sicuramente mi avrebbero fatto fuori con gli altri, no? Forse no, forse sì, ma chi lo sa cosa sarebbe successo. Ecco, questa è la cosa bella che è successo. Sì, ci sono tanti risolti, tante cose impreviste che ti fanno capire realmente che quando non è arrivata la tua ora non è arrivata perché tu ti metti in tutti i guai possibili immaginabili e niente, ne vieni fuori. Ecco, arriviamo alla morte di tutti, come e in quale Ecco, circostanza? allora dopo di questo va bene, ho cominciato a parlare con queste ragazze, praticamente non ci davano da mangiare perché va bene che è passato non tanto tempo, però tempo lì, le cose che io racconto adesso mi sembrano lunghissime, invece no, era passato poco tempo, perché sono molte le emozioni, sono molti i pensieri, credo, per cui ti sembra lungo. Adesso io dico che poi alla notte avevo visto, non posso raccontarle tutte insieme le cose, alla notte ho visto, sono venuti a prendere, prima non dormivo sotto questa coperta e poi mi sono svegliata. È un inciso questo. E poi mi sono svegliata, a un certo punto ho aperto gli occhi e c'era una luce tenue in questa stanzetta e c'erano delle persone sedute su quella panca che le avevo detto che c'era, poi qui c'era anche una sedia, lì ce n'era seduta un'altra, tutti con i capelli tagliati, rasati, erano quelle ragazze e anche una signora molto anziana che c'era lì. E con la falce e il martello in rosso dipinta sulla testa. Era una scena veramente da incubo. E allora io tanto non ne potevo fare niente, mi sono rimessa la coperta addosso e poi è arrivato il mattino. Dunque, al mattino poi, a un certo punto, erano... Vediamo. Dunque, al mattino mi sembra che è venuto quello dei bigliettini, però può anche darsi che sia venuto il giorno dopo. Sì, deve essere venuto il giorno dopo. E ero lì,
avevamo cominciato a parlare, poi erano carine queste ragazze perché poi le famiglie avevano cominciato a portare il pentolino con la minestra, allora mi passavano un po' di minestra, insomma questo è stato nell'insieme, non deve essere stato neanche quel giorno lì, anzi assolutamente no, non ancora non avevo preso una certa confidenza con loro. E a un certo momento si sentono degli spari, e poi degli spari, e poi tanti spari che sembrava che fosse una battaglia. E io mi sono detta, ecco, sono arrivati i fascisti a liberare Mussolini. E allora, perché non sapevo ancora tutto il resto, no? E credevo proprio che fosse così, e speriamo che sappiano che noi siamo qui, che io ero lì, per esempio il terrore, dico adesso magari liberano tutti e non vengono da qui a liberare me. E ero quasi sicura che fosse così, perché era proprio una battaglia, tanti, tanti spari, tante cose. E poi di colpo, dopo più di mezz'ora, più di non so, forse di tre quarti d'ora, un'ora forse no, è troppo, silenzio. Allora io credevo, dico, beh, allora si saranno arresi, adesso verranno. E dopo un po', boom, si apre la porta così e si presenta uno piuttosto piccoletto, con un cappello tipo alpino, con una piuma qui. E ha guardato dentro così. Ve li abbiamo ammazzati tutti! E poi non so perché si è rivolto proprio a me, si capisce che forse qualcuno aveva, non so, detto non so che cosa, non so. Fatto sta che si rivolte proprio a me, anche il tuo duce te l'abbiamo ammazzato. E poi se n'è andato. E questo qui era quell'altro che mi viene in mente sempre il nome, ma adesso non mi viene, che è famoso, lì del gruppo dei partigiani. Ce ne sono diversi? E no, no, ce n'è uno in particolare. Ve l'abbiamo ammazzati tutti, tutti! E poi si è rivolto a me e mi ha detto, anche il tuo duce te l'abbiamo ammazzato. Che io poi ho detto, questo qui lo dice per demoralizzarmi, perché mi sembrava proprio veramente una cosa possibile, impossibile. E invece poi qualche tempo dopo su un giornale ho visto la fotografia di quest'uomo che non potevo non riconoscere perché mi era rimasto impresso, ed era il Aldo Lampredi, niente poco di meno che Aldo Lampredi, che è un grande dirigente comunista e grande fautore anche di combattimenti, di uccisioni, di tante cose tragiche purtroppo. Ecco, dopo questa frase così gelida di Aldo Lampredi, cosa è accaduto? L'hanno liberata? No, 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 non è che ci hanno liberato, siamo rimasti lì, ci sono state tante altre vicende, ci sono state le incursioni notturne del Lino che veniva a prelevare di notte a fucile spianato anche contro i carabinieri, veniva a prelevare i fascisti e poi li scozzava, gli cavava gli occhi, gli faceva queste cose. Questo è durato tre giorni, poi dopo ha cominciato a dire, perché lì si sapeva tutto, c'erano i carabinieri che logicamente sapevano tutto, poi c'erano i parenti delle ragazze che sapevano tutto. È passato il momento terribile dell'imprigionamento di queste ragazze, di queste cose. Lì è un piccolo paese, quindi si conoscevano tutti, ti portavano la minestra, e quindi si sapeva tutto. E allora hanno detto che la mano di Dio, e che Lino era morto perché Dio, insomma, l'aveva castigato, e che nell'appoggiare il fucile, questa è la prima versione che la trovo anche logica, appoggiando il fucile per terra con la canna in su, si capisce che non era ben chiuso qualche cosa, è partito un colpo e gli è andato su per la testa, per la gola, dalla gola alla testa. E che poi io l'ho visto prima che succedesse questa, diciamo, auto, insomma, si è ucciso da solo senza volerlo, sicuramente no, perché mi erano venuti a prendere il pomeriggio prima, mi sembra,
perché andassi a lavare i piatti dei partigiani. E allora io ho detto che non ero del posto, che non ero di Dongo e che quindi non dovevo lavare i piatti dei partigiani. E sono rimasta lì. E intanto le altre sono andate via, perché sono andate. Ecco, allora dopo mi sono ritornato questo, era un giovane carabiniere, no? E mi hanno detto che deve venire anche lei. E va bene, allora sono andata giù. E giù c'era una ragazza che doveva essere la Gianna, che dirigeva un po' tutte queste cose, alla quale io ho detto: "Ecco signorina, se vuole io posso asciugare i bicchieri". Allora, perché proprio mi sarei rifiutata di lavare i piatti proprio, no? E non so cosa sarebbe successo, va bene. E allora lei è stata molto gentile, mi ha detto, poi lì sono successe altre cose. Molto gentile, mi ha detto: "No, no, no, lei non faccia niente, stia tranquilla". Di fianco c'era il camino, c'era un gran camino con una grande poltrona, e in questa poltrona c'era seduto uno con i capelli neri, molto diritti, con un fazzoletto al collo, e io lo osservavo perché mi aveva colpito la fissità del suo sguardo, perché stava lì così. Non si muoveva neanche, non so, io non dico un capello, ma niente, neanche, credo neanche l'aria che c'aveva intorno si muoveva. Un'immobilità mai vista. E dopo mi hanno detto che questo era Lino, che veniva tutte le notti a portare via tre o quattro fascisti, lì dal posto, li faceva fuori, però facendo delle cose spaventose, insomma. Lei, quando era in prigione, aveva un amico che le portava del latte. Ah, ma certo, il mio amico Briz, come si chiama? Briz, no? Ernesto. Ma certo, Ernesto Briz, io ancora sono a contatto con lui. Quando c'è stata quella riunione sui fatti di Dongo, che c'è stata quella riunione di. Ne hanno parlato anche i giornali, perché io ho detto che andavo a salutare, che dopo tanti anni rivedevo il mio amico che mi portava il latte tutti i giorni. Sono diventata amica anche di sua figlia. E poi. Ecco, racconti più in dettaglio questo episodio, co come avveniva, lei dov'era? No, dunque, è successo. No, beh, io ero in prigione lì a Dongo e dalla stanzetta dove prima c'erano le ragazze e c'ero anch'io, mi hanno portato il primo piano. Però come sia avvenuto il primo incontro fra me e Briz, io non lo ricordo bene, però mi sembra che mi abbia raccontato quando ci siamo visti. Poi a Dongo nel 2004, mi sembra, il 2005, mi ha detto che niente, era venuto per curiosità per vedere. E allora non so com'è stato, so, forse io non dico che mi fossi lamentata, ma ho detto: "Beh, certo, qui non è che sia un albergo, devo aver detto, non so, non c'è latte, non c'è una cosa, non c'è l'altra". E se devo dire la verità, ci sono state due persone molto carine. Intanto, per ritornare con Briz, siccome lui aveva la campagna e aveva anche le mucche, e allora veniva giù tutti i pomeriggi col pentolino con il latte fresco appena munto. E così io l'ho apprezzato molto questo, no? Forse lui non se ne è accorto. Era alto alto, magro magro, tutto dinoccolato, tutto allegro, tutto così. Era di un'allegria, di una serenità straordinaria. Non l'ho mai dimenticato. Per cui quando c'è stata anche questa cosa, questa riunione a Dongo, io l'ho cercato e ho voluto incontrarlo. Lui era felice, ci hanno ripreso con la televisione, la figlia anche lei mi ha voluto tanto bene. Lui ha fatto 5 mesi di carcere come li ho fatti io, quindi eravamo accomunati, abbiamo bevuto insieme con mio marito, eccetera, eccetera, non sapeva più che cosa fare, e io di lui un ricordo molto, molto bello, e poi gli voglio bene, se va bene, al partigiano, buonanotte. Non tutti i partigiani erano Ma cattivi. sì, ma io poi pensavo che finita la guerra, tutti gli italiani sarebbero stati italiani e basta.